quando si fanno imprese del genere bisogna sapere che inizi, non sai se finisci, non sai come finisci, a volte non sai neanche se torni a casa. Bisogna essere pronti a tutto. Una volta che fai questa scelta, bisogna sapere che andrai incontro a grandi dolori muscolari, grandi dolori fisici e anche mentali. E anche quella di avere la responsabilità di portare a termine con dignità l'impresa che vai a fare. Con la scritta Polizia di Stato sul petto e rappresentare l'Italia, in questo caso, in un ambiente come l'Iran e come quel deserto, ovviamente è un macigno non da poco. Lo faccio con piacere, non mi ha ordinato nessuno di andare a correre in Iran. Andare a passeggiare nel deserto potrebbe anche essere un vezzo di qualcuno che vuole così visitare questo posto. In realtà una passeggiata come questa fatta in Iran in questo momento storico ha creato, se vogliamo, delle scosse importanti, fatte da una piccola goccia che sono io, che però a monte ha una riserva che per me è il Ministero degli Interni, che è il team di aziende che mi ha supportato per andare in Iran. Vi dico solo questo: dopo la mia impresa, il gruppo di iraniani che avete visto sta organizzando per la prima volta nella storia dell'Iran due eventi sportivi organizzati da iraniani. Aver accettato che un occidentale potesse correre in quella zona in pantaloncini corti, in Iran non si può girare in pantaloncini corti, in canottiera, seguito addirittura da una donna, ha, se vogliamo, sdoganato per qualche momento una cosa che, ripeto, storicamente in questo momento in Iran non è assolutamente possibile fare. E quindi questo è stato già, secondo me, un grande passo, ma vi dico di più. Questi ragazzi stanno organizzando due eventi, uno di bicicletta e uno di corsa a piedi, dove faranno correre uomini e donne insieme. In Iran la spiaggia delle donne è da una parte, la spiaggia degli uomini è da un'altra. Le palestre non ci si allena insieme, c'è la palestra delle donne e c'è la palestra degli uomini. Potete bene immaginare cosa vuol dire correre insieme. Correre in calzamaglia, le donne potranno correre in calzamaglia, non ancora in pantaloncini, ci arriveremo un po' alla volta. E al posto del chador in testa potranno usare un berrettino. Piccoli passi che non so se è stato merito mio, però ha aiutato qualcosa. Continuo dicendo che due delle aziende che mi supportano hanno instaurato i rapporti con l'Iran anche grazie a questa impresa. Una ha rafforzato il suo commercio in Iran, l'altra ha aperto una nuova via commerciale, e credo che anche questo possa far bene al nostro paese, visto che ne abbiamo bisogno. Il dottor Bernardi, distaccato presso l'ambasciata di Teheran, ha bisogno di entrare attraverso lo sport, che solo lo sport può abbattere certe porte e certi muri, all'interno della polizia iraniana per iniziare un progetto sperimentale di training per portare lo sport nella polizia, che non c'è. Attualmente la polizia iraniana non ha la preparazione fisica. E tutto questo per cercare di far aprire queste menti e di staccarsi magari un po' alla volta dalle tradizioni che in questo momento fanno sì che l'Iran sia considerato uno dei paesi canaglia per quello che è un discorso di armi, droga, e terrorismo, eccetera. Ecco, quindi questa passeggiata nel deserto, forse se non ha avuto un rilievo così importante a livello sportivo, lo ha avuto e lo sta avendo sotto l'aspetto, diciamo, sociale e di relazioni tra l'Italia e l'Iran. E questo io credo che sia stato visto con occhio lungo dai nostri dirigenti del Ministero degli Interni, e questo è anche uno dei motivi perché questa impresa ha avuto questo clamore. Tasetto, gruppo Extend, siete stati lungimiranti per quanto riguarda lo slogan, no? Sì, esatto, cioè il nostro slogan è Extend, prestazioni eccezionali. Noi l'abbiamo preso questo, diciamo, per, come spunto dalle imprese di Paolo, ma anche per quello che riguarda invece, diciamo, quelle che nel mondo del lavoro più volte, diciamo, i clienti ci arrivano ad avere già il camion carico per montare il giorno dopo la tendostruttura e ti cambiano completamente i programmi.
lavoriamo per grosse imprese, diciamo a livello anche internazionale, come noleggi, come meeting eccetera eccetera, quindi supportiamo Paolo. Emilio non lo che dice. Ci faccia conoscere. Allora Emilio non lo dice, ma l'Extend quest'anno ha un anniversario importante. Sì, il 25esimo di attività. Ed è un'azienda di Cittadella che magari in molti, se non sono tecnici, non conoscono, però per darvi un'idea con chi lavorano loro, con la Ferrari, Ferrari e quelli delle macchine. Quindi ecco, per farvi capire, prestazioni eccezionali, direi proprio che ci siamo. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Ho imparato a sognare quando non ero bambino, quando non ero neanche. Quando un giorno di scuola mi durava una vita, il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete falloso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse motore, c'è chi era incapace a sognare, chi sognava già. Ho imparato a sognare. Ho iniziato a sperare che chi ha davvero li avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare, chi sognava già.